segmento invece di provvedimenti io li definisco, diciamo, operativi, riguardano l'aspetto contrattuale. Mi riferisco prima di tutto alla sospensione dei termini relativi ai benefici legati alla prima casa. Qui abbiamo presentato un sesto emendamento proprio in relazione a questo, cioè a chiedere che siano sospesi, sapete, la fruizione delle agevolazioni proprio prima casa. Sapete che se uno rivende entro 5 anni, entro un anno deve riacquistare per non perdere benefici prima casa, piuttosto che se uno acquista a tempo un anno per poter rivendere la casa per non perdere i benefici usufruiti per l'acquisto prima casa, oppure il credito d'imposta che si può usufruire entro un anno dalla vendita. Ovviamente anche qui sapete che sono benefici che tutti i nostri clienti ci chiedono, ovviamente chiedono di capire se effettivamente siano sospesi o meno. Ecco, noi su questo abbiamo fatto un emendamento e la sospensione riguarderebbe il periodo dall'8 marzo al 31 dicembre del 2020. Riteniamo anche qui che ci siano delle concrete possibilità di recepimento, anche perché è una richiesta che non è arrivata solo dalla nostra associazione di categoria. Inoltre, in relazione ai termini per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, anche oggi sono arrivate sollecitazioni in relazione a questo, cioè se di fatto siano da considerarsi sospesi appunto i termini per la registrazione di proposte d'acquisto accettate, di preliminari. Diciamo che c'è una disputa in atto. Pochi giorni fa è uscito un articolo su Italia Oggi dove si può notare come alcuni ritengono che rientrano negli adempimenti tributari. Se questi rientrassero negli adempimenti tributari, ci sarebbe la sospensione automatica dall'8 marzo al 31 di maggio, con l'obbligo di effettuare poi la registrazione entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni. Però c'è una buona parte invece di esperti che ritiene che in realtà non siano adempimenti tributari e quindi si debba provvedere alla registrazione. Nell'incertezza diciamo che si deve provvedere alla registrazione, salvo che l'Agenzia delle Entrate non sia chiusa e salvo che, se sia chiusa, non ci sia una circolare territoriale, come è accaduto per esempio in Lazio e in Lombardia, dove prevede, consente, è consentita la registrazione via mail con la PEC, con l'impegno ovviamente di provvedere, una volta che siano riaperti gli uffici, quindi una volta terminato il periodo di emergenza, di recarsi fisicamente allo sportello e provvedere a depositare gli originali delle scritture. Ecco, su questo voglio essere chiaro, abbiamo chiesto e sollecitato fortemente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che definisca un orientamento che sia uniforme per tutto il territorio nazionale, perché sta generando, come ha generato, un grande caos, e oggi sicuramente una cosa di cui nessuno ha bisogno è di confusione e di ulteriore caos. In relazione inoltre al fatto che le scadenze e i termini contrattuali, mi riferisco agli incarichi di vendita esclusiva, alle proposte d'acquisto accettate in essere, ecco, se questi termini siano automaticamente sospesi, visto l'emergenza pandemica, diciamo che i giuristi sono abbastanza allineati sul fatto che sia da ritenere questo periodo, questa emergenza, una di quelle casistiche di impossibilità sopravvenuta e o di causa di forza maggiore che evitino penali e giustificano quindi una naturale sospensione. Però diciamo, non c'è nulla di scritto nel decreto Cura Italia, e quindi avrete letto anche un articolo del dottor Busani su Sole 24 Ore che appunto evidenziava questo aspetto, che se non si può considerare, diciamo, questa emergenza pandemica come causa di forza maggiore, non si capisce cosa effettivamente possa essere considerata tale. Poi, se c'è un contenzioso, sarà sempre un giudice che dovrà decidere nel merito, ma diciamo che il buon senso di tutti quanti noi, soprattutto in questo momento che abbiamo tutti ben chiaro che c'è una situazione straordinaria, debba far propendere per un consenso, diciamo così, un accordo consensuale su una sospensione automatica. L'ultimo segmento, il quarto segmento su cui abbiamo lavorato come federazione, è quello, diciamo, che può dare un reale ossigeno per mettere diciamo, a terra quelle condizioni che possano consentire una reale ripartenza, ovvero riguarda sostanzialmente lo stop delle tasse da qui a fine anno.
In particolare nel settimo emendamento che abbiamo presentato riguarda proprio il fatto che tutti coloro che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, quindi anche noi agenzie immobiliari, dobbiamo, come dire, siamo esonerati dal versare l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, quindi sostanzialmente gli acconti di giugno e di dicembre che, come sapete, ogni anno dobbiamo versare in relazione alle tasse del 2020, siano sospese, cioè non siano da pagare sostanzialmente. Quindi noi quest'anno, avendo criticità, non potendo lavorare e non avendo la liquidità, dobbiamo non dover fronteggiare a questo onere di versare gli acconti appunto per giugno e dicembre 2020. L'ottavo emendamento è in linea con questa, con questo principio, in quanto con l'ottavo emendamento noi chiediamo, diciamo così, di ridurre l'imposizione fiscale del 50% relativa all'anno 2020 da pagarsi a giugno 2021. Quindi voi sapete che quindi gli acconti di giugno e dicembre con l'emendamento di prima non chiediamo che non siano pagati, e a giugno del prossimo anno si andrebbero a pagare quindi le tasse del 2020, chiediamo che si paghino al 50% proprio in virtù delle criticità che in questo periodo attanagliano tutte le nostre attività. Il nono emendamento chiude, diciamo, questo pacchetto di emendamenti e è sempre in linea con i principi di cui appena ho menzionato, cioè il fatto di prorogare invece dal 30 giugno al 30 novembre, quindi verso fine anno, il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovute per l'anno 2019. Voi sapete che adesso a giugno dovremo pagare appunto il saldo tasse del 2019, di prorogare questo termine almeno a fine anno e poi valutare un'eventuale proroga, proprio perché in questo momento, come dicevamo all'inizio, non abbiamo quella liquidità, non abbiamo la possibilità di produrci quella liquidità che ci consenta appunto di far fronte ai pagamenti. Questo è un pacchetto di 9 emendamenti, in particolare gli ultimi 3, il settimo, l'ottavo e il nono, sono quelli che devono consentirci anche di avere quella serenità, quella tranquillità dal punto di vista psicologico, di sapere che quando poi ripartiremo, quando avremo la possibilità di riaprire fisicamente le nostre agenzie, di stringere la mano ai nostri clienti, potremo realmente farlo proseguendo fattivamente, concretamente, cioè con le condizioni che ci consentono di svolgere il lavoro che tanto amiamo. Ecco, come diciamo commento a questa manovra, a questa prima manovra del governo, l'ho già comunicato anche in una mia circolare e anche l'altro giorno a Sole 24 Ore e alla stampa. Chiaramente questo è un primo passo, una prima risposta sicuramente che dimostra una capacità reattiva del governo dinanzi a questa tragedia, a questa emergenza sia sanitaria che economica, ma rimane una manovra insufficiente. Quello che secondo noi oggi nelle criticità pare prospettarsi invece una grande opportunità, che è quella di realizzare un vero piano nazionale organico che abbia un respiro strategico e non emergenziale, una sorta di piano shock, ovviamente con l'aiuto e in accordo con l'Europa, che sia in grado di creare un beneficio diffuso di portata di gran lunga superiore rispetto a quanto scaturirebbe adottando una logica che attualmente è necessaria di sospensione e rimborsi. Chiaramente. Quindi crediamo che mettendo in campo 300 miliardi in 3 anni, 100 miliardi all'anno, si potrebbe veramente gettare le basi per poter far ripartire il sistema paese, l'economia e quindi anche il settore immobiliare, che sappiamo essere vitale per il sistema economico nazionale. Questi 100 miliardi sarebbero 25 miliardi in abbattimento delle tasse patrimoniali, 25 miliardi in abbattimento di una buona parte del costo del lavoro, 25 miliardi in investimenti reali in infrastrutture e gli altri 25 miliardi annui in sanità, scuola, ricerca e cultura. E se sarà necessario istituire una cabina di regia o un comitato nazionale per l'emergenza economica, come già anticipato, FIAT c'è, ha già dato la sua disponibilità. Quello che a me preme fortemente sottolineare è, come potete vedere concretamente, la federazione c'è, è politicamente presente e pressante, a me piace dire, ovviamente con quell'equilibrio, con quel senso della misura, con quel bilanciamento necessario, ma con quella necessaria determinazione che ci possa e ci debba consentire di raggiungere i risultati che portino dei benefici reali e concreti, soprattutto rapidi per la nostra attività.